Sul libro mastro i nomi e le cifre del pizzo, i taglieggiamenti spaziavano dall'edilizia alle agenzie funebri passando dalle corse dei cavalli. Era all'antica la gestione della contabilità criminale della cosiddetta società foggiana. 40 affiliati sono stati arrestati in Puglia e nel resto d'Italia con varie accuse, tutte aggravate dal metodo mafioso. Ci sono 3 batterie a Foggia, responsabili degli atti intimidatori, che al vertice hanno costituito una sorta di cassa comune. Hanno creato un salvadanaio utile a pagare gli stipendi degli associati. La mafia foggiana, nata dalla guerra tra la nuova camorra organizzata di Cutolo e la Sacra Corona Unita Pugliese, secondo il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, è diventata il primo nemico dello Stato. Tra gli arrestati un dipendente comunale, infiltrazioni anche nelle istituzioni e violenze contro gli imprenditori. Non abbiamo potuto riscontrare un numero sufficiente di denunce, anzi quasi inesistenti. Questo significa che si è trattato di una situazione nella quale l'estorsione è diventata un elemento cosiddetto ambientale. Le vittime erano costrette anche ad assumere persone legate ai clan. Per recidere le ramificazioni dell'organizzazione sono state decisive le rivelazioni di 3 pentiti.